Signori e signore, buon pomeriggio e benvenuti in diretta dal campo comunale di San Nicandro Garganico. Qui Domenico Maria Mascolo e Vincenzo Galasso. Oggi su sannicandro.tv potrete vedere la partita che vedrà affrontarsi il Gargano Calcio contro il Vicarius di Apricena. Che a questo punto è l'unico ottima obiettivo. Questa palla verso Di Sipio, scusa Vincenzo, ancora Di Sipio, il tiro! E c'è il miracolo da parte di Mininno! Ma che azione, Pasquale Di Sipio! Vediamo Riccardo Giagnorio, vede lo scatto di Zurro che prolunga per Rispoli. Vediamo se Rispoli riesce a ridare il pallone proprio a Zurro, che prova un colpo da maestro. Vediamo Foschi, ha un po' di spazio, vede lì Zurro, il cross in mezzo verso Di Sipio, il tiro! Mamma mia, la palla lambisce il palo. E poi c'è Mastro Paolo che senza pensarci spazza via il pallone più lontano possibile. Adesso c'è un tiro dalla distanza da parte del numero 11 di Scioscio. Quindi vediamo il Vicarius. Adesso c'è il numero 9 della Apricena che supera due avversari. Ancora il compagnone, il tiro, la rete! Rete del Vicarius con compagnone, che veramente ha fatto un'azione, è riuscito a mettere su un'azione incredibile. Che gol per il Vicarius! Sì, un gol di contropiede di velocità da parte di Compagnone, che si porta via prima il numero 6 Mastro Paolo e poi supera anche Ciavarrella, li supera entrambi. Una chiusura non perfetta da parte della difesa del Gargano Calcio. Vede libero, dialogano molto bene i due, poi Zurro mette in mezzo questo pallone, ancora libero verso Di Sipio verso Rispoli di testa. Il pallone non arriva, il Gargano Calcio prova a distendersi, la palla verso Di Sipio non riesce ad agganciare il possesso della sfera ed esce molto diligentemente il portiere Mininno del Vicarius. Di Barile concede un minuto di recupero alla fine del primo tempo, che sta avendo in vantaggio il Vicarius Apricena. Chiude bene no, Mastro Paolo, poi c'è un tiro da parte del numero 9 Compagnone, lambisce il palo questa conclusione. Ottimo il palleggio di Camato che cerca Zurro di testa, prova a mettere in movimento Di Sipio all'interno del rigore, il tiro e la rete all'incrocio dei pali, il numero 9, che gol per Di Sipio! Grandissimo il gol del pareggio da parte di Di Sipio. Su questo cross riceve a gaggio il pallone, solo porta avanti in denaria, ma dove mette il pallone? Lo ha messo tra le mani del portiere e l'angolo. Mettendo il pallone nei piedi di Libero. Adesso Libero prova un tiro. Giagnorio apre per Besar, vediamo se riesce il numero 15 ad agganciare il pallone, ci riesce, prova un tiro cross che quasi mette in difficoltà il portiere Mininno. La palla viene ribattuta, riconquistata quasi da Pacenna, che però non va a lisciare il pallone. Poi c'è l'uscita di Gaggiano, il pallone resta lì e c'è il salvataggio da parte di Ciavarrella. E il match finisce qui. Gargano Calcio 1, Vicarius 1 e tutti a casa qui al Comunale San Nicandro. Siamo con l'autore del gol del pareggio, Pasquale Di Sipio. Un gol annunciato proprio a me prima della partita. Mi aveva detto Pasquale, vedi che oggi segno. Sì, era da tantissimo tempo che non segnavo. Era da tutto il girone di ritorno. Ancora non facevo un gol, mi dovevo sbloccare. E questa era la partita perfetta, perché è molto sentita qui per noi, perché la Apricena è sempre stata una squadra dove abbiamo sempre giocato contro e la sentiamo veramente molto questa partita. Poi il gol è stato anche un po' fortunoso, perché io ho colpito la palla, la volevo indirizzare lì e è andata lì per fortuna. Hai tolto la ragnatela dal set. Così si dice. Spero che soprattutto per la squadra questo gol ha portato bene, perché ci servono i punti, vogliamo finire questo campionato con altri punti, perché il nostro scopo è quello e la classifica è un po' bugiarda per noi. Beh, peccato, questa è andata come è andata, però siamo quasi alla fine, praticamente addirittura d'arrivo, quindi vediamo di avere più punti possibili alla fine. Sì, questo è il nostro scopo, perché soprattutto le prime partite abbiamo perso molti punti qui in casa, anche in trasferta, dove veramente avevamo la partita in pugno. Però è andata così, adesso mancano poche partite, cercheremo di fare il massimo per raddrizzare un po' questa classifica. Una domanda a te, per il futuro la promozione è già aperta praticamente per te con il Gargano Calcio?
Sono decisioni che devono prendere il mister insieme al presidente. Io, se mi vorranno chiamare, io sarò a disposizione per la Gargano Calcio. Matteo Davide Villani, oggi dirigente in panchina del Gargano Calcio, è riuscito a mantenere, diciamo, la freddezza anche nelle decisioni più improvvise, come quella di sostituire il capitano per infortunio. Beh sì, è stata una bella partita. Non ci ha visti fortunati perché secondo me la squadra ha fatto la partita, cioè ne ha gestito il ritmo, le cose varie, però non siamo stati cinici probabilmente in attacco. Quando ci sarà poi il tuo rientro da giocatore in campo? Si spera prossimamente, mi sto allenando e vedremo piano piano. Oggi praticamente un punto anche grazie alle scelte tecniche fatte alla fine del primo tempo. Ha influito nelle scelte oppure sono state imposte da altre, diciamo, altri piani? Beh, avevamo sicuramente da cambiare il gioco, cercare di essere più cinici e più improntati all'attacco. Sembra abbia funzionato perché comunque siamo riusciti a trovare il gol. Questa partita che vi ha visto, insomma, questo derby protagonisti, l'1-1, quali sono le tue impressioni? È un pareggio giusto, è stata una partita molto combattuta, però è giusto il pareggio, dai. Com'è giocare contro il Gargano Calcio su questo campo? È dura perché il campo comunque è molto difficile giocare su questo campo, loro si allenano qui quindi sono anche avvantaggiati, però siamo riusciti a tenerli bene. Eravate senza cambi, ha influito questa scelta da parte del mister? Ma no, comunque ci alleniamo bene, abbiamo un buon gruppo, anzi saluto i miei compagni e tutta la società che ci stanno facendo vivere un'ottimissima stagione. Un pareggio tutto sommato meritato sul campo di San Nicandro? Sì, il pareggio ci sta tutto, un tempo per parte, il primo tempo noi, il secondo tempo molto meglio loro, che hanno sperato anche il raddoppio in un'altra circostanza. Tutto sommato, insomma, era una partita che era molto attesa, quindi le squadre erano molto concentrate, erano molto tirate, quindi non hanno dato il massimo, però abbiamo giocato tutte e due le squadre in copertura senza rischiare più di tanto, insomma. Quasi un derby quello tra Gargano Calcio e Vicarius, molto atteso dalla vigilia, insomma, e diciamo che i ragazzi in campo hanno dato il massimo, anche si è visto anche un po' di nervosismo in campo, soprattutto alla fine. Sì, no, ma vabbè, fa parte del gioco, i ragazzi sono stati tranquilli, molto corretti, non è praticamente successo niente. Si sa, quando sono i derby sono sempre così, c'è molto nervosismo, molta attesa, ma poi alla fine, insomma, diciamo che è andato tutto per il verso giusto. Lei è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi? Il primo tempo devo dire sì, il secondo tempo molto, molto meno perché la squadra, diciamo, avversaria ha preso un po' il sopravvento, ha preso un po' il centrocampo. Noi, non deve essere la giustificazione, ma avevamo tre persone squalificate fuori, tra cui anche un vostro ex iscritto che è venuto molto a mancare, ma devo dire che quelli che l'hanno sostituito lo hanno fatto egregiamente e degnamente.